Ma capite quanto è rivoluzionaria questa rilettura del vecchio? Pensate a che cos'è la scuola oggi, la scuola elementare che mette i bambini nei banchi per 4 ore, 5 ore seduti ad imparare nozioni. E invece una scuola che privilegiasse il canto, la musica, la danza, l'osservazione, l'improvvisazione, dovrebbe essere completamente ripensata nei tempi, nei luoghi, negli insegnanti, nelle azioni, nelle procedure, una roba completamente, completamente diversa, una rivoluzione inconcepibile. Non so se conoscete, ma le scuole steineriane sono abbastanza orientate in questo senso. In linea di massima è questa idea che tu devi educare alla creatività e quindi gli equivalenti delle nostre elementari sono molto infarciti di musica, di canto e di danza. L'istruzione poi assorbe queste cose un pochino, in una certa misura, in un modo poco consapevole, non programmato, eccetera. C'è il rischio ancora, di nuovo, un rischio politico, che diventino fenomeni di elite. Cioè si crea una nuova classe dirigente, bella, felice, creativa, che ha bisogno del popolo di schiavi per continuare a essere bella, felice, creativa, per permettersi la bella vita. Vedi Zuckerberg, è Facciamo. andato La scuola steineriana o montessoriana? Montessori. Montessori, Ma anche forse Bezos. Anche No, ho Bezos. letto un articolo internazionale. Anche Bezos? Bezos. Ah, che miseria, anche Bezos. Capisci però che differenza radicale c'è tra una, ci sarebbe tra un'impostazione sistematica dell'educazione secondo questo paradigma e questa casualità consegnata ai singoli, che finisce col creare delle sacche di privilegio, di contraddizione. Di conflitto a volte.